pensa che queste persone sono dei nemici, è un pericolo, sono dei terroristi, sono dei mostri, sono degli alieni, non si sa più come definirli, non sa come chiamarli, chi li chiama clandestini, chi li chiama migranti, chi li chiama migranti economici, migranti climatici, flussi, ultimamente li chiamano flussi. Sono delle persone, sono delle persone, esseri umani. Io li ho visitati tutti, sapete, in 30 anni, non lo dico mai, ma questa sera lo voglio dire, 30 anni mi sono occupato di loro. Ne ho visitati più di 350.000, uno per uno. Uno per uno. Come diceva Mimmo, qualcuno pensa che c'è qualcosa sotto, chissà quanto ci guadagno. Credimi, ho fatto sempre la volontà, sono 30 anni che faccio la volontà. Oltre a queste 350.000 persone, perché tanti bambini, tante donne, persone. Ho fatto anche tantissime ispezioni cadaveri. Mi dicono che sono a un record e sono il medico che ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo. Pensate che il record, infame, schifoso, devo dire io, perché fare le ispezioni cadaveriche ti fa male. Anche se sei un medico, ma ti fa tanto male, soprattutto quando le fai sui bambini, povere anime innocenti, bambini, piccoli. Ci siamo tutti indignati quando abbiamo visto quel bambino morto sulla spiaggia in Turchia, per non ricordare, Alan Kurd, tutto il mondo si è indignato, giustamente. Vedi, questi bambini ne ha visti centinaia, nessuno si indigna più, nessuno ne parla, eppure succede. Sono tante cose brutte, credetemi, tante cose brutte che ti fanno male, che ti fanno avere incubi, incubi soprattutto quando la notte, a volte vengono in sogno quei bambini che ho visto, e che ho dovuto sezionare, che ho dovuto tagliare, e che mi vengono di incubi, a volte ho paura, piango, vomito, e poi vedi quell'indifferenza, quella quasi malvagità di quelle persone che ne parlano con disprezzo, le cose non le fanno sapere. Ci hanno fatto sapere che sono dei terroristi, che vengono a rubare il lavoro, che c'è l'invasione, che portano malattie. Allora io devo essere morto già da 30 anni, il primo a toccarmi, ad abbracciarmi, il primo, sapete, perché ho un compito particolare, c'è un compito che mi è stato delegato direttamente dal Ministero della Salute, è quello che nessuno può scendere a terra, dicono che si preoccupano di questo, delle malattie infettive gravi, nessuno può scendere, se prima non sarà il medico, dell'USMA, per sanità marittima, quella persona c'è, proprio Pietro Bartolo, salire a bordo, non può scendere nessuno, neanche il comandante, anche se non è una nave militare, italiano o estera, se prima non sapete che verifica se ci sono delle malattie infettive gravi, perché se anche dovesse avere il solo sospetto di una malattia infettiva grave, dovrei mettere in quarantena quella nave, quella barca, con tutto l'equipaggio, gli ospiti e me stesso. Ebbene, 30 anni, non ho mai avuto la necessità di mettere in quarantena quella barca, una barca, per dimostrare il fatto che io sono qua con voi stasera, sono ragionevole, sono antibiotico in questo momento e quindi non sono Superman e che quelle non portano malattie infettive gravi, sono delle persone sanissime. Certo, le malattie ne portano, la disidratazione, l'ipotermia, potete immaginare i segni delle torture, delle sofferenze, delle violenze, ne ho visti di tutti i colori, di tutti i colori, ma non portano malattie infettive, quindi ci hanno imbrogliato questa scabbia, la scabbia che se l'hanno fatto diventare malattia, si sa quale è una stupidaggine, credetemi, è una cretinata. Noi la trattiamo un solo trattamento, siamo degli agri dovuti alle condizioni igienico-sanitarie, un solo trattamento col benzato di benzene e guarisce, quindi non è una malattia da fare spaventare nessuno. Ecco, quindi immaginate che è stato fatto questa narrazione così distorta, così cattiva, che hanno imbrogliato la gente e poi la gente reagisce nel modo sbagliato, ovviamente.